acquisizione, dell'ipotesi di acquisizione di Banca Etruria da parte di UBI. È la prima volta, tra l'altro, che Siena e Arezzo si confrontano su queste tematiche, visto anche le disparità di trattamento dei risparmiatori che hanno investito nei due istituti. Quali sono le, diciamo così, le prospettive di questa iniziativa? Quello che serve per trattenere su Arezzo, come diceva Dindalini, la sede della direzione piuttosto che, appunto, che l'oro, e quindi poter continuare a fare quello che è un servizio importante in questo settore, ha necessità e necessita di una città unita, non di una città che bisticcia. Quindi questo è il senso di questo appuntamento. Noi come regione abbiamo avuto un ruolo attivo, abbiamo messo 350.000 euro per patrocinare i contenziosi legali, gli arbitrati e 3.000 persone, di aprire il contenzioso legale attraverso la fede dei consumatori. Ho mandato una lettera anche al nuovo Presidente del Consiglio, Gentiloni, perché insomma, noi come Regione dobbiamo essere coinvolti per capire anche gli effetti delle ristrutturazioni che verranno presentate, per capire anche il ruolo che può giocare la nuova banca rispetto al tessuto economico. E la nostra richiesta è che l'UBI debba riconoscere una direzione territoriale qui, è fondamentale, è importantissimo, sia di carattere regionale, magari anche guardando all'Umbria, e facendo in questo modo valorizzare ancora di più il tessuto economico di questa zona, il distretto dell'Oro, che ha un peso particolare. Mi pare che per far questo ci sono le condizioni. Resta una vicenda pesante, dolorosa. Noi chiediamo che davvero il Parlamento faccia piena luce sul modo come sono stati concessi i prestiti, a volte par di capire in maniera troppo facile. Chiediamo inoltre anche che ci sia parità di trattamento tra gli obbligazionisti del Monte dei Paschi e gli obbligazionisti aretini. Accanto a questo, credo che sia giusto e doveroso fare il punto, anche raccontare che cosa sta succedendo in Parlamento rispetto, appunto, a quella che è l'approvazione del decreto, dentro al quale insieme a molti colleghi senatori del PD delle regioni interessate abbiamo presentato una serie di emendamenti. Come gli emendamenti vanno a migliorarlo attraverso due meccanismi, che sono uno quello dell'allargamento della platea e l'altro quello della modifica dei criteri di accesso.